Hi everyone, today we're going to learn English while translating Titanium by David Guetta, o David Guetta, as he's French. Oggi impariamo l'inglese con la canzone Titanium, traducendola. Allora, Titanium, il titolo, vuol dire titanio, quindi un materiale molto forte e resistente. La prima line, la prima frase è You shout it loud, but I can't hear a word you say. Quindi, you shout it loud. Tu, shout vuol dire urlare. Loud è ad alta voce. Quindi, diciamo, tu urli fortissimo, in modo fortissimo, quindi alto volume. But I can't hear a word you say. Io non posso udire, sentire, nemmeno una parola di quello che tu stai dicendo. I can't hear a word you say. E poi dice, I'm talking loud, quindi prima descrive quello che fa la persona che le sta urlando, adesso dice quello che lei, perché la ragazza che canta, I'm talking loud. Io parlo ad alta voce, not saying much. Non sto dicendo molto, quindi questo capiamo subito che siamo in una lite, dove entrambe le persone urlano, ma alla fine nessuno dei due proprio capisce quello che l'altro sta dicendo, come spesso succede when you argue, quando ci sono dei conflitti, dei litigi. I'm criticized, dice la ragazza, e questo I'm criticized vuol dire mi sento criticata, quindi vuol dire che lui o lei, chi sta litigando, la sta criticando, e questo I am being criticized sarebbe, oppure comunque è un passivo, la forma passiva è di criticize, perché se è attivo sarebbe I criticize you, or I am being criticized, o mi stanno criticando, mi si sta criticando. I'm criticized, quindi in queste urla evidentemente la stanno criticando, but all your bullets ricochet, ma tutti i tuoi proiettili rimbalzano. Quindi ricochet, che è una parola che viene anche dopo, una parola non usata molto, un po' tecnica appunto, del rimbalzare, ma soprattutto dei proiettili. È una parola, possiamo dire forse poetica, però non si usa proprio giornalmente. Comunque, your bullets, i tuoi proiettili, quindi le tue parole, in realtà, ricochet, mi rimbalzano, proprio come dicono a Roma. Poi continua dicendo, you shoot me down, but I get up. Quindi, to shoot vuol dire sparare. To shoot down, down è una preposizione che ci fa capire la direzione verso il quale il corpo a cui viene sparato cade. Quindi, shoot down. Mi spari e io cado, but I get up. Ma io mi rialzo, altro phrasal verb. Get può voler dire mille cose a seconda della preposizione dopo. In questo caso get up ci dà la direzione, ma io mi rialzo. I'm bulletproof, dice appunto. Proof vuol dire a prova di, bullet, proiettile. Quindi io sono a prova di proiettile. In questo caso vuol dire che le parole non mi toccano, appunto. I'm bulletproof, nothing to lose. Niente da perdere, non ho nulla da perdere. Sarebbe sempre il soggetto I have nothing to lose. Qua però tagliano. Fire away, fire away. Fire away vuol dire comincia oppure spara. Diciamo fire è quello che si urla quando c'è un plotone di esecuzione e ci sono degli sparatori. Si dice fire, fuoco, appunto. Fire away si dice quando, per esempio, siamo al telefono anche e ci dicono dobbiamo darle queste informazioni a una penna. Oppure un po' più gergale, hai una penna e la persona dice sì, adesso ce l'ho, spara pure, quindi dimmi quello che mi stavi dicendo. Quindi in questo caso tutta la canzone unisce il concetto delle pistole e dei proiettili con il fatto delle parole, e quindi in questo caso fire away è proprio un concetto che vuol dire sì, spara pure, nel fatto delle pistole si può utilizzare, oppure in modo più come idiomatico, figurativo, fire away, spara, quindi le parole, quindi sparami pure queste parole contro, ricochet, qua non c'è, quindi vuol dire mi rimbalzano comunque, you take your aim, poi dice, you take your aim vuol dire prendi la mira, aim è la mira, il verbo è take, prendere la mira, fire away, you shoot me down, quindi tu mi spari e mi fai cadere, appunto. But I won't fall. But I will not fall. Ma io non cadrò. I am titanium. Io sono il titanio.
E quindi io sono forte, i tuoi proiettili, le tue parole mi rimbalzano e mi puoi sparare, ma non cadrò. Poi dice I'm titanium varie volte. Poi cut me down. Cut normalmente è tagliare. In questo caso il down ci fa però capire della caduta ancora, come shoot me down. Cut me down vuol dire appunto mi fai cadere un'altra volta. È un po' anche il sinonimo di knock me down. Quindi se c'è un vaso su un tavolo e uno lo prende contro, you knock the vase down. In questo caso cut me down è un qualcosa, per esempio, che fa la pulizia. Quando ci sono delle persone che si comportano male, criminali, allora si dice the police cut the criminals down. Quindi li ha fatti stare a bada, li ha fatti cadere per tenerli sotto controllo. È veramente non usato molto, quindi non... È bene che lo capiate, ma non inseritelo nel vostro vocabolario perché non penso sia veramente utile. Cut me down. Si può dire sì, ecco, I cut the tree down. Ho tagliato l'albero, l'ho tagliato e quindi è caduto per gli alberi, per le siepi, ma non per una persona. If you cut someone down, è molto violento. Quindi mi hai fatto cadere, but it's you who'll have further to fall. Ma sei tu, but it's you who'll have. Che dovrai, you'll have further to fall, cadere molto più in basso. Tu avrai, dovrai cadere molto più in basso. Further è più, è di più, più lontano, è il comparativo, cioè far, di maggioranza, appunto, far è lontano, further vuol dire più lontano. È un comparativo di quelli delle eccezioni, come c'è good, better, bad, worse, e per esempio far, further. E quindi tu dovrai cadere di più, quindi la distanza della tua caduta sarà più lunga. Poi dice Ghost Town and Haunted Love. Ghost Town è una città fantasma, quindi vuol dire una città vuota. And Haunted Love. Haunted vuol dire quando c'è una casa, a haunted house, è una casa dove ci sono i fantasmi dentro. E quindi in questa frase dice The love was haunted. L'amore aveva comunque una presenza al suo interno, e di solito poi si dice in senso negativo, haunted, perché è un qualcosa come la casa posseduta dai fantasmi, e questo amore quindi era posseduto da, no, da fantasmi o da delle presenze che non erano positive. Haunted love. Raise your voice, tu alzi la voce. Sticks and stones may break my bones. Quindi sticks sono bastoni and stones sono pietre, may break my bones. Questi bastoni e queste pietre potranno forse, potrebbero, may, break my bones, potrebbero rompere le mie ossa. Questi bastoni e le pietre sono sempre le parole, penso, probabilmente. I'm talking loud, not saying much, as we said before. Io sto parlando a voce alta, ma non sto dicendo molto. E poi ripete, I'm bulletproof, nothing to lose. The refrain, il ritornello è sempre lo stesso. E poi c'è una frase in più che viene aggiunta dopo, stone hard. Ecco, in inglese si possono associare un nome, un aggettivo, per creare una qualità. Quindi stone hard vuol dire duro come pietra. In questo caso dice, è proprio vuol dire duro come pietra, non vuol dire pietra dura, perché quello vorrebbe, si direbbe hard stone. This is a hard stone, questa è una pietra dura. Invece se uno mette prima il nome e poi l'aggettivo, allora vuol dire che dai una qualità. Quindi duro come pietra. Machine gun, quindi una mitragliatrice. Fired, quindi il passato di fire. Fired at the ones who run. Quindi questa machine gun, questa mitragliatrice, ha sparato a coloro che stavano correndo, probabilmente correndo via. Anche qua tutte metafore. Stone hard as bulletproof glass. Quindi stone hard ancora. Probabilmente parla sempre di se stessi, sono dura, come il vetro antiproiettile, bulletproof glass. You shoot me down, but I won't fall, I am titanium. Quindi questo concetto della canzone è il fatto che le parole comunque non scalfiranno la persona che sta cantando, perché questa persona è forte come titanium. Quindi se avete bisogno di ispirazione, ascoltate Titanium e nel suo testo c'è molta forza, I hope. Quindi spero che questo vi sia servito. I hope this was helpful. Make sure that you tell me if you want me to translate other songs. Ditemi se volete che io traduca altre canzoni. E ci vediamo la prossima volta. Bye for now.